cancellato, cancellare, Alcedo, cancellare, Alcedo, Alcedo, ti prego Alcedo, io ti amo Alcedo, ti prego, no, 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 Alcedo, è Natale sulla tua testa, oh! No, no, aspetta, no, 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 eliminare, eliminare. Ti rendi conto che il tuo cosplay fa schifo? Grazie. Guarda, stoffetta. Sai che questo verde non è il vero verde, è un po' più... È perfetto, tutto perfetto. Con i riccioli corti non si può vedere. Non mi ricordavo un Link così brutto poi. Basta venire in intervista. Non so, ti ricordavo diverso. In che senso? Un pochino più snello. Ci sta. Perché tutte le volte fai San Peno nella canna da pesca? Quante canne ti fai al giorno? Questo è il peggio di tutti, ha fatto una sega la maschera lì. Questo, guardate bene, si faceva troppe seghe e allora si è messo una sega a posto della mano. Così almeno, non ci si pensa più. Per salvaguardare quello che rimane. Questo è il vestito più lezzo che abbia mai visto, lezzo, lezzissimo, ma mangia le banane, ma non lo so. Fili, questo è un cosplay di merda. Bene, grazie. Fili. Per me è un complimento. Da te è un complimento per me. Meno male, oh. Ma te disegni dalla mattina alla sera? Per forza, è il lavoro che faccio. Non ti rompi le palle? No. Volevi che facesse un discorso più lungo? Questo è tutto cibo giappominchiese, cancerogeno, che schifo. E c'è una fila immensa lì per comprare queste cose qui. E poi no, no, dai, non ci siamo. Queste cose qui. Che poi è tutta roba che fa male. È una merda, cioè, è una merda. Oh, le mie polpette sono pronte. No. Ma te ti vanti anche di fare questo cosplay? Che cosplay è che sei mezzo nudo? È il nudo. È il nudo, no, Anch'io mi metto nudo e sono un cosplay. Esatto. Cosa sei? Un Pokémon. No, te stai indossando una felpa di un Pokémon, non sei un Pokémon. Che schifo, sei uno proprio di umano. Cioè, mi ci sta una mano dentro. Apposta. Allora, come va Pinocchio? Non sei troppo vecchio per il cosplay? No, non sono vecchio, non c'è età per il cosplay. Allora, già c'ha le sopracciglia tinte, quindi sei un cosplay di merda. La di Joker? Joker in versione femminile. Ah, ecco, perché non mi ricordavo avesse le tette Joker. Infatti non ce le ha, credo. Che cos'è per voi essere un cosplayer? In coro. Essere un cosplayer è un'arte. Arte. 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 Silente, dillo che il tuo amico era così brutto che gli è voluto nascondere la faccia. No, l'abbiamo deciso noi perché non ci si faceva nemmeno a vederlo in faccia, quindi mi ha detto... Allora, come ogni fiera c'è un Jack Sparrow di merda che devo intervistarlo per forza. Capitano, scusa, ma chi sei te? Io sono Jack Sparrow ufficiale di Alcedo. Ma io sono il capitano Jack Sparrow? No, io, aspetta, spengi sta cosa qua, sennò dopo... Io sono il capitano Jack Sparrow. Io sono il capitano Jack Sparrow. Guarda che ci sono anch'io che sono l'originale. Sei Jack Sparrow. Fate a botte a chi vince. Domandona, quanto hai speso per il tuo costume? Posso levare anche un paio di zeri? È intorno ai 20 euro. Ho fregato il cosplay al mio ragazzo, ho fatto prima stamani. Non sapevo cosa. Quindi lei non è un cosplay di merda, è un cosplay sfaticato. Che cosplay è questo qui? Io mi chiamo Gilbert Knight. La più interessante è questa, intervistiamo lei. Che personaggio è questo? Faccio C dei Hobbits. Panciccia? C! Oh, Bertanello, mettiti su, vai! È bellino lui!
potete farmi un'intervista. Ma io offendo, offendo. Mi piace essere offeso. Io ci vengo apposta qua. Notare che cosplay di merda che si leva la parrucca mentre l'ho intervisto. Prima di tutto i Kiss sono in... parlano americano e inglese. E quindi che cazzo mi viene a parlare in italiano? Che devo... Poi tira fuori la lingua. Che devo dire? Sei un Kiss. Tira fuori la lingua. Comprigli la macchina. Invece di spendere soldi nei costumi. Prima gli è durata 6 mesi. No, aspetta. Non è vero. Era quella sua vecchia, c'aveva 27 anni. Invece di comprare questi. Era nuova. Era nuova. 27 anni. Allora. Invece di comprare questi costumini, no? Da 2 soldi, 2000 euro, no? Compra una macchina alla tua figliola. Lei è una cosplayer, youtuber, cantante e tutte e tre fa schifo. No, non è vero. Bene, dai. Posso dire che faccio schifo. Cioè. Come youtuber. Accettabile. Come cosplayer. Ma come cantante no, eh. No. Perché? Non dai, no, non si può, non si può. Io ora metto il quadratino qui, l'andate ad ascoltare. Grazie. Qui. Lo metto qui. Qui clicca, se lo metto da un'altra parte non clicca. Non ci cliccano, esatto. È la dura legge del click. Madoka Akamane. Se io scelgo un nome di merda apposta per farmi incazzare le fiere. È vero. È vero. Allora, lei si chiama è vero? Allora, Madoka Akamane. È vero? Che devo dire? Io porco, che serio, che schifo. Cioè, le calze bucate? Sì, sono più sexy. Ah, con le calze bucate una è più sexy. Certo. Come faccio a intervistare uno così alto? Ci vuole la girata. Qui? Sì. Fatto veramente stramento. Questo non lo puoi offendere, mi dispiace. Ti fa il culo. Quelli che la macchina della figliola sono stati buttati via, perché più di 6 mesi ogni due. Almeno io qualche anno mi ci diverto. Che cosa sei? Un'elite. Un'elite. Uno che? Un'elite di Halo. Un'elite di Halo. Ah. Come fai a essere così alto? Ho mangiato tanta roba buona. Why this obbrobrio? Come si dice obbrobrio in inglese? Ugly stuff. Oh, this horrible... Ma che cazzo? Ora fai l'intervista, mi sei già sfuggito a Luca Comics, vieni qui, esci del mezzo te! Placcala, fregami una bomba! No, il 21 marzo alla fumetteria Bar Crusadora a Viareggio ci sarà il nostro Medo Caffè in cui potrete mangiare cose buonissime e essere intrattenuti da noi, non in maniera sessuale. Porca miseria, porca! Dal cosplay è tutto. Ci vediamo al Cartoomix la prossima settimana. Io non posso vedere l'intervista? Vai, ora ti devo offendere perché sei mezza nuda. Che cosa hai detto? Che vorresti offendere, eh? Testa di cazzo, che vorresti offendere? E tu che cazzo vuoi? Non è possibile, già da Robin ha messo le mie foto con lei sulla sua pagina e sotto tra i commenti, ma è lo sceriffo della Massa Comics, no. Fermi tutti, di mio padre. Quelle di Luca sono finite su il backstage. Hai visto? Sì, che ti volevo vendere un po' di fumo, ma poi sei sparito.